Passiamo comunque al campionato d'eccellenza, andiamo a Trani, parliamo della Vigor perché in collegamento con noi c'è Umberto Pellegrino, portiere, giovanissimo portiere della Vigor Trani. Ciao Umberto, ci senti? Ci sento, ci sento. Ciao a tutti. Ben ritrovato. Buongiorno a te Umberto e allora eccoci qui, ormai siamo entrati nel mese di agosto. Bisogna un po' capire cosa fare del proprio futuro. Io ti voglio chiedere, naturalmente, quali sono le tue intenzioni. Ieri il mister Sisto ha parlato di una riconferma del tuo ruolo e volevamo capire, insomma, la tua opinione, la tua posizione in merito. Innanzitutto buongiorno a tutti. È proprio su questo che voglio parlare un attimo. Sostanzialmente mi voglio dissociare dalle considerazioni fatte dal mister e dalla società Vigor Trani, perché anche se è primo agosto io non ho mai avuto modo di confrontarmi con la società, né tantomeno con il mister. In realtà c'è stato un colloquio, ma soltanto per diciamo, esprimere ciò che mi spinge ad andare via, perché ciò che voglio fare è mettermi in gioco in altre piazze in condizioni migliori, sia dal punto di vista societario ma anche dal punto di vista di categoria, perché no? È proprio su questo che appunto volevo soffermarmi, sul fatto che mi voglio dissociare dalla riconferma fatta dal mister Sisto, perché nonostante io abbia detto loro che non ci sarei stato quest'anno, loro continuano a dire che ci dovrei essere con loro obbligatoriamente. Umberto, la tua è una situazione... No, prego, assolutamente. No, Umberto, la tua è una situazione un po' particolare perché chiaramente hai un vincolo pluriennale con la Vigor Trani, di fatto potresti liberarti soltanto al compimento del 25esimo anno di età, a meno che non ci sia poi la volontà da parte della società di procedere con lo svincolo. Ci pare di capire di no. Se non dovessi riuscire a svincolarti, che cosa succederebbe, Umberto? Il fatto del vincolo è qualcosa che non solo a me, ma è successo anche in passato, ha bloccato tantissimi ragazzi. E qualora appunto non dovesse essere possibile andare via dalla città e magari confermarmi in altri contesti, sono molto propenso a lasciare il calcio, purtroppo, perché diciamo ho voglia di confrontarmi in altri contesti, appunto. E quindi se loro dicono di volermi bene, se loro dicono che vogliono la mia crescita, perché non darmi in altre società, nonostante appunto le numerose richieste venute non sono mai state prese in considerazione queste. Ci sono state, ma non sono mai state prese in considerazione, quindi questo mi fa un po' fastidio. È proprio per questo che non vorrei continuare, che non posso riconfermare la fiducia nei confronti di persone che non mi tengono appunto contento, che non mi permettono di crescere. Oh, Davide, provo a sbilanciarmi un attimo. È chiaro, ci sono delle regole, bisogna rispettarle, però se Umberto Pellegrino, dopo la stagione che ha fatto con il Trani in eccellenza, parando tanti rigori, risultato più volte decisivo per l'esito finale delle partite, se non dovesse più giocare a calcio, io credo che sarebbe una sconfitta di tutti, di voi che giocate, di noi che lo raccontiamo, però io poi l'ho detto, e questa è una mia, sarebbe una notizia davvero molto triste. È una mia chiave di lettura. Poi chiaramente le regole ci sono, bisogna rispettarle. Io mi auguro che poi ci sia la possibilità di trovare un accordo tra le parti. Chiaro, la Vigor Trani dice il calciatore è nostro, Umberto Pellegrino però dall'altra parte dice io con la Vigor Trani non voglio giocare, voglio provare a crescere, voglio giocare militare in una situazione più ambiziosa. Certo. Ti chiedo Umberto, ma sono arrivate solo proposte per te dal campionato di eccellenza o anche dalla Serie D? Sono state proposte in varie categorie. È proprio questo quindi che mi dà fastidio, il fatto che nonostante ci siano categorie superiori non vengano comunque prese in considerazione. Io comunque devo ringraziare la società Vigor Trani, il mister, comunque se sono qui a parlare di questo è anche merito loro, che mi hanno permesso di giocare, mi hanno permesso di mettermi in mostra. Però allo stesso tempo, se dicono veramente che ci tengono, cioè, penso che mi debbano lasciare andare, almeno anche a livello di rispetto reciproco. E te lo auguriamo, auguriamo innanzitutto che si possa chiarire in maniera definitiva questa situazione.
Umberto, noi saremo qui per tutta l'estate, quindi poi ci aggiorneremo eventualmente. Dobbiamo aggiornarci, sì, assolutamente. Questa vicenda la vogliamo seguire, vogliamo essere anche vicini, insomma, Umberto. Di sicuro Umberto Pellegrino non può smettere di giocare, questo... di giocare a calcio. Sei un 2001, ricordo male, Umberto? 2001. Altrimenti qua perdiamo tutti, diciamo, non, lo ripeto, è una sconfitta per, sarebbe una sconfitta per tutti.